Signori, benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di Dead Space Remake. Nell'ultima puntata siamo stati traditi da De... Porca puttana! Madonna, ladra incastrata! Porca miseria, ragazzi, attenzione! Non si può mai partire con un episodio sereno. Ancora! Adesso vi spiego anche un'altra roba che ho fatto. Allora, in vostra assenza ho fatto un paio di missioni secondarie, recuperato dei rig, si scopre che il marchio è questo qui rosso che abbiamo visto appunto nell'episodio precedente. Questo marchio qui è stato creato dall'uomo, non è un marchio alieno ritrovato. Il marchio originale alieno ritrovato è stato trovato sulla Terra, questo marchio invece l'hanno ricreato in laboratorio. E Aegis 7, il pianeta di cui si parla, era praticamente il pianeta dove loro facevano il test di questa roba qua. La cosa interessante è che ho scoperto che quando vai a questi terminali qui, puoi togliere i nodi che metti a un'arma per metterla su qualche altra arma. E infatti io ho tolto tutti i nodi che avevo sulla pistola, anche perché non sto trovando colpi, e ho potenziato... Questo qui, il disco, l'ho potenziato al massimo, raga. E praticamente quest'arma qui scioglie. E secondo me ho fatto pure bene, perché è l'unica arma che con un solo disco ti riesce a uccidere uno, a volte anche più nemici. E di conseguenza recuperi a volte anche i tre dischi dal loot del nemico, no? Quindi è una cosa che conviene. Poi mi sono potenziato il lanciafiamme, raga, leggermente. E poi, insomma, ho finito i nodi. Però ci sta, secondo me la pistola è un po'... Sì, è forte, sì, però sempre ci vogliono 5-6 colpi, considerando le smirate anche... Diciamo che non ci recuperi, poi. Comunque, proseguiamo, dobbiamo raggiungere Nicole. Dobbiamo raggiungere Nicole, io in vostra assenza mi sono esplorato mezza Ishimu, cioè tutta, per dire la verità, sono andato al ponte, a cose minerario, insomma un casino. Ok, andiamo dalla nostra amata Nicole. Daniels ci ha traditi malamente, ci ha lasciato qua in mezzo alla merda, e poi ha pure ucciso lo scienziato, perché non me ne fregava un cazzo onestamente, però. Nicole, buongiorno. Eccoti. Grazie al cielo sei qui, la nave cade a pezzi. Ho visto cosa hai dovuto sopportare. Le indagini. Mercer. Quello che è successo tra noi. Non dobbiamo parlarne. Voglio che tu sappia che mi dispiace per tutto. Va tutto bene, Isaac. Sai che ti perdono. Ti amo. Gioia mia. Ma forse... puoi richiamare la navetta e pilotarla da remoto. Recupera il marchio e lo riporteremo su Aegis 7. Puoi renderci di nuovo uno. Solo sistemare le cose. Allora facciamolo insieme. Pilota la navetta a distanza. Ma come cazzo faccio a pilotare la navetta a distanza? Ah, qui? Richiamo navetta USG-09. Preparazione e procedura remota di attracco. Maledizione, Isaac, non sai quel che fai. Finalmente so di fare la scelta giusta. Vai a cagare, Daniels. Puttana. Attenzione. Rilevato lancio di capsula di salvataggio dalla navetta USG-09. Ma... capsula di salvataggio? No! L'abbiamo persa. Non importa. Non sfuggirà al suo destino. Mamma mia, Nicole, sei quasi inquietante. Chi può farlo? Guarda le ombre, raga. Però sei inquietante, Nicole, Dio mio. Cioè, voglio dire... da sola, in mezzo a questo inferno, non te ne frega un cazzo. Cosa è successo? Oh, sta ritornando la navetta. Però lei se n'è andata quindi con la capsula, per come ho capito. Eccola qua, la navetta. Ci siamo. Isaac. Lo so. La Ishimura è finita. Se saliamo su quella navetta, non c'è ritorno. Niente rimpianti. Vai. Riprogrammo la navetta in rotta verso Aegis 7 e ti raggiungo a bordo. Mi raccomando però, Nicole. Non farmi aspettare. Mai più, attenzione. Quindi però un bel finale. Quindi ce ne andiamo così e non succede niente. Dubito che non succede niente. Troppa sfiga, eccolo. Io l'ho tranciato.
Ho fatto secondo me la migliore cosa a potenziare quest'arma. L'ho sempre detto dall'inizio, da quando l'abbiamo trovata. Già quest'arma a me sembrava OP già dall'inizio. E lo è. Perché una lama, raga, fa il panico. Saliamo sulla navetta. Dai, dai, che ci dobbiamo dai coglioni. Punto di non ritorno. Non potrai più tornare. Le missioni secondarie attive saranno abbandonate. Sti gran cazzi. Attenzione. Mamma mia, ma che grafica, ma che grafica, ma basta. Non dubitavo, Isaac, che saresti tornato per me. Però è inquietante, raga, come parla questo. Come lo dice, è inquietantissimo, raga. Secondo me. Era così che credevo di dare l'addio alla Ishimura. Ma vai a cagare, tu e l'Ishimura. Te pigli a sta testa e te sbattisse mura mura. Pure la rima. Piano. Sto bene. Quindi questo qui dovrebbe essere Aegis 7. Con te posso affrontare ogni cosa. Ultima avventura insieme, allora. Con te posso affrontare ogni cosa. Sì, ma guarda che stai facendo la fine del Titanic. Evita il meteorite. Ha detto che il governo terrestre ha costruito il marchio, un esperimento abbandonato da secoli. Però c'è il marchio che ci sta. Se non siamo atterrati? Un miracolo è terrificante quanto un incubo. Il pianeta è inquieto, affamato. Cercherà di inghiottirci. Ma abbiamo il marchio. Rimetteremo le cose a posto. Saremo di nuovo uno. E come lo dici, amore mio, è molto inquietante, ma va bene. Ma è scomparso. No, no, secondo me, raga. Allora, o stiamo vivendo una visione, Nicole è morta e noi siamo così ipnotizzati, morti di figa. Che obbediamo a qualsiasi cosa dice. Però è strano. Cioè, ha un modo di parlare. Boh. Siamo atterrati, raga. Attenzione. Tentare di tutto. Siamo atterrati qui sul pianeta. A Aegis 7. Dove cazzo sei? Un Giorgio. Puoi sganciare il marchio dalla console. Avanti. Da qui? Carica il marchio. Dove cazzo? Ah, eccolo. Ma da dove minchia è uscito sto? La luce c'è. I legami gravitazionali della Ishimura cedono. Il carico tettonico. Tra poco tutta quella roccia precipiterà. Come procediamo? Portiamo il marchio sul pedestale. I binari portano direttamente al sito di scarico. Funzionerà. L'unicamente obbedirà. Saremo di nuovo uno. E staremo insieme. Ma se lo dici tu, ripristina l'energia del portellone. Anche quando usciamo dalle Shimura, siamo dei cazzo di ingegneri. Dobbiamo riparare il mondo. Ho fatto una strage. Attenzione. Vai via, ti taglio tutto. Mamma mia, quanto è potente. Cazzo, mi ha colpito. Ma vai a cagare. Obiettivo sbloccato, spezza ossa. Ci modifica. Ci ricombina. C'è dello spazio morto in quel segnale. Proprio intorno al marchio. L'occhio della tempesta. Non possono restare a lungo. L'ho visto. Ma il piedistallo. Perché è lì? Fa da amplificatore. Il battito del marchio verrà sentito in tutto il pianeta. I morti dormiranno. E i vivi vedranno cose che non potranno dimenticare. Mamma mia, come parla questa? Preferivo stare da solo, guarda, mi mette ansia questo. Che cazzo è il generatore ora? Un audio? Qui sergente Bran Neumann, sicurezza planetaria, rapporto di evacuazione. La navetta è andata. È decollata, ma poi si è schiantata subito al suolo. Si è portata queste morte vite.
Almeno un centinaio di morti. Abbiamo perso il resto delle navette. Che Dio ci aiuti. Non c'è via di scampo. A chiunque in ascolto, non atterrare. Ripeto, non atterrare su Aegis 7. Chi fotta la Ishimura. Ci hanno lasciato qua a morire. Beh, non ha tutti i torti. Ah, è qui che devo prendere. Mamma mia. Vabbè, proviamo a risparmiare un pochino le lame. Io faccio spara incredibile. Attenzione. Raccogliamo roba. Ah, il generatore è qua che va messo. Perfetto, quindi basta che io faccio così. Prendo il generatore e lo metto qua. E in teoria do corrente a questa entrata, no? No. Qua intanto posso fare andare avanti il marchio. Perfetto, devo seguirlo piano piano. Stiamo facendo roba. Facciamo cose noi. Del cazzo di ingegnere, giustamente dobbiamo il nostro lavoro. Mamma mia, di colpi di lanciafiamme che ho. Mi sa che vado di lanciafiamme per un po'. Anche se è un po' sprecato il lanciafiamme, perché se non trovi il nemico giusto. No, andiamo di lame. Un muro di fuoco qua per le alette di pollo, che è il suo punto debole. Ma comunque sto sprecando troppe risorse. Mamma mia, questo l'ho tranciato malissimo. Azione. Mannaggia lui. Fermo, oddio. Vedete quanto male fa? Oddio, ma gli ho tirato i crediti e l'ho esploso. No. Caputtana. Oddio, ma che cazzo di casino fa sta roba? Ancora vivo? Oh, hai rotto i coglioni però. Dico di me. Madonna, ti trancio tutto. Nel dubbio. Mamma mia, raga, il panico. Rimozione di tua sorella. Aspettate. Ma comunque, raga, se parlo un po' piano è perché è sempre tardi. Tua madre era un unico. Lei credeva. Ci credeva così tanto che l'ha uccisa. È questo quello che avrebbe voluto. Se lo fosse, sarebbe più facile per te. Forse è meglio che io non lo sappia mai. Torna al deposito e fai schifo. E apriamo il marchio. Io farei il salvataggio della vita però. Non c'è energia in questo settore. Il marchio non si muoverà. Stiamo perdendo tempo. Fammi connessione di prova. Cosa dice? Rilevata avaria dell'alimentazione. Generatore legami. Controllo gravità. Mamma mia, ma quanto guarda. Un colpo di lanciafiamme per farsi questo. Guarda, io ci stavo una vita a fare sta roba, raga. Ah, ok, una decontaminazione. Adesso che mi hanno lavato, posso proseguire. Ok. Alimentazione principale interrotta. Generatori di legami disattivati. Però l'ascensore funziona, quindi sti cazzi. Anche questi qui stiamo accumulando. Ma qua servono troppi Mamma mia, ma quanti interruttori servono qua? Dove cazzo li prendo tutti questi interruttori? Mamma mia di munizione. Oh, qua ce n'è uno, il generatore. Madonna. Non può. Ah, ok, ne bastano tre, perfetto. Ok, lo sto attivando. Vediamo se funziona tutto. Accesso a gravità zero. Oh. Ce l'hai fatta, Isaac. L'energia arriva di nuovo. Torna al marchio, fai presto. Il sito di scavo è poco più avanti. Aspetta, quanto levo tutto sto sputo. Ah, ok. Minchia. Qua devo andare di. Oddio, raga. A me queste cose non piacciono. Ok. Io devo andare di qua. È un po' un casino. Ma come? Ora mi dice di tornare indietro. Però se mi rompe i coglioni così. Ma io qua sono tornato indietro. Ma che due coglioni. Ma come cazzo è fatto sto ping di merda?
Che è proprio fatto a caso, eh? Uscita da gravità zero. Ma vai a cagare, va. Madonna, raga, questo è brutto. Mica, ho finito i colpi. Maria. Porca puttana, perdonatemi. Il silenzio. Già questo è l'odio della vita. Fanculo. Dove cazzo è il nodo? Ecco, come se vi lasciano il nodo. Però l'ho sciolto, raga, con il blaster. Vedete, questa è un'altra particolarità. Questo è il fucile a raggio. È molto efficace contro questi qui che devi colpirli alle spalle. Cioè, io me li facevo con la pistola, per farti capire. Guarda che pro player. Ma porca puttana. Ecco, questi li bruciamo perché ti one shotano. Sembrano innocui, ma non lo sono. Magari non ti attaccano, però se ti ci avvicini. Oh, ecco dov'è l'altro. Minchia, comunque stiamo trovando parecchi colpi per il fucile a impulsi. Tutto procede per il meglio. Mamma mia, come si fa a sentire l'effetto del marchio su di noi. Ah, da qua possiamo prendere l'ascensore, quella che non saliva da sotto, perché direttamente sopra. Perfetto, così ritorniamo al punto di partenza e dovremmo riuscire a farlo camminare. Adesso giustamente non sarà tutto normale, no? Arriverà Godzilla, oh, non vi preoccupate che ora pusciamo male. E invece no. Sembra tutto normale. Apriamo la porta. Mamma mia, spettacolare, raga, a livello grafico. Oh, armadietti. Combustibile per lanciafiamme, crediti. Crediti, munizioni. Comunque se avessi saputo prima, diciamo, questa cosa che meno male un'arma è più efficace con un determinato tipo di nemico, avremmo risparmiato moltissimi colpi. Ma proprio molti. Porta il marchio al piedistallo. Ci siamo quasi. Qua è bloccato. Dio. Porca puttana, se mi sono cagato, raga. Dove cazzo devo andare io? Ok. Ok, c'è il passaggio bloccato da qualche altra parte. Bisogna solo capire dove. Da qui riusciamo a vedere quello sotto. E ha tolto tutta quella zona lì. In teoria dovremmo riuscire a passare. Se solo non ci fosse cassa coglione. Mamma mia, attenzione, ad artigli vado. Senza un minimo di rispetto. Oila. Impalatissimo. Vabbè, qua crediti a quantità industriale. Ok. No. Dai che non corre. Maria, 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 Maria. Ma che mira di merda. Questa non è l'arma adatta. Mamma mia, raga, il panico. Oddio. No. No, porca puttana, così. All'improvviso. A tradimento. Una porta, non so se si poteva andare. Vabbè, sti cazzi. Vai, vai, vediamo che cazzo succede.
imbarcazione. Stiamo esplodendo. Ah, Isaac, resisti. Guarda Nicole con quanta calma. È tutto normale per lei. Cioè, si fa tutti i giorni quello che stiamo facendo oggi. Ogni giorno una persona si alza e salva un pianeta. Ho sempre creduto in te, Nicole. Siamo di nuovo uno. Siamo uno. No, io lo dicevo che era strano. Legami geo-orbitali disattivati. Carico tettonico rilasciato. Impatto imminente. Come impatto imminente? A tutto il personale, evacuazione immediata. Il carico. Riavvio il legame e guadagno tempo. Ma di come parla, raga? Ma come può essere? Cioè, come può essere normale quello che sta accadendo? Ma sparagli a Nicole. Vabbè, qua mi muore, speriamo. Speriamo che muore Nicole, si leva dei coglioni, è troppo inquietante. No, ma... Isaac, non c'è alcun rimedio. Lasciala andare, Daniels. Lasciare chi? Non capisci che è un'illusione. Dobbiamo andare. Il carico delle trivellazioni sta per cadere. Ti ho dato l'opportunità di ragionare, Isaac. Ma se sei ancora cieco, ti aiuterò un'ultima volta. Collegamento riga girato. Questa volta, osserva fino alla fine. No, no, aspetta, 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 troviamo un accordo. Isaac, sono io. Ma... Vorrei parlare con te. Ma sta ridendo, Nico. Mi dispiace per tutto. Ah, potessi parlare con qualcuno. Qui... va tutto a pezzi. E non ci posso credere. È strano. Ma... una cosa così... come parlare? Alla fine era questa la sua ricerca. Non molto, vero? Come farlo ascoltare quando implorava la convergenza? Ma io pregavo altro. Ha parlato. E ascoltato. Fallo smettere, ha detto. Qua sono tutti drogati, raga, tutti drogati. Sì, ma veloce, Nicole, che non è che abbiamo il tempo della vita. Troppo per i coglioni. Non posso restituire. Perché non posso rivederti, Isaac? Si è iniettato il coso? Ti amavo. Ti ho sempre amato. Se l'è iniettato. Colpi di scena. Ma quindi lei è morta. E quindi lei che cazzo è? È un'illusione. La scienziata dell'idroponica. Avete visto ciò che il marchio voleva mostrarvi? Jacob Temple per lei e Nicole per te. Oh, Jacob! No! Lei non può essere. Cosa hai fatto? Io? È stata tutta una tua fantasia. Nicole è sempre stata morta. Non potevi sopportarlo, vero? Se lei fosse morta, almeno sarà in mani sicure. Il marchio non renderà più nessuno un burattino. Guarda. Dammi il comando. Con la cosa di Nicole, no, mi hanno fatto venire fin qui. Siamo di nuovo uno. Jacob ha detto... Santo cielo, non te lo chiederò di nuovo, Cross. No, sono morte troppe persone. Forza, allora. Non mi è rimasto più niente da perdere. Cross! È meglio così, Isaac. Non ti riprenderai che da ciò che il marchio ti ha fatto. Quando il carico tettonico crollerà, tutto verrà sepolto. Come voleva il governo terrestre. Bastarda. Bastarda. Fa culo. Attività sismica in aumento. Raggiungere una
zona sicura. Figlia di puttana, raga, ma chi se lo aspettava? Certo che ce la farai, Isaac. Madonna. Che tra l'altro sto trovando i crediti della vita qua. Guarda, dai che ce la faccio ad arrivare alla nave. Minchia, comunque io li sparo malissimo, raga. Appena arriva un warp blaster in the corner. Attenzione, laggata della vita. Dai, dai. Ora basta. Non scherzi. Daniels! Attenzione, lagga solo all'inizio quando partono i filmati. Oddio, Godzilla! No, no, non mi sbagliavo. Unicamente. Oh. Suka. No! Attenzione. È qui. La mia mano. Ma non l'aiutare. Vaffanculo. Ora come cazzo lo batto. Questo penso sia la sfida finale, raga, eh. Mamma mia. Oddio. Questa è l'unica mente, raga. Mamma mia. No, bisogna vedere se uno riesce a schivarlo. Non è facile. Ok, ok, uno gliel'ho fatto fuori. Due fuori. Attenzione. Porca puttana, sono tre. Attenzione. Oddio, ma è gigante sto coso. Ok, schiviamoli perché fra un po' esplodono. Dai, dai. No, ti devi stare fermo, porca puttana. Sono quattro. No, 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 no. Porca puttana, uno lo stavo prendendo. Madonna. Ok, ok, ok. Li ho fatti tutti. E bisogna vedere adesso. Ma se gli tiro la stasi che succede? Se lo rallento? No, non rallento un cazzo. Però qua, raga, penso sia la sfida finale. Quindi usiamo tutto ciò che abbiamo. Facciamo con questa che è molto meglio. Mamma mia. Ho fatto il panico, raga. Dai, 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 dai. Minchia, ho finito i colpi. Guarda il cazzo di spara, patate. Siamo full. Attenzione, spara. Spara sperma acido. Dai, 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 mostrali. Minchia, con questo qui li distruggiamo tutta una volta, però. Devo adesso schivare un bel po' di attacchi. Cazzo, lui con questo qui mi limita il mio spazio dove posso spostarmi. Aia. Ai. Madonna. Matrix della vita. Attenzione, Matrix della vita. Vai, vai, veloce. Mamma mia, raga. Aia. No, 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 no. Porca puttana, raga, sono senza vita. Sì, ma no, non puoi fare ste cagate qua. Sì, ora dove cazzo mi sposto? Ok, raga, sono ritornato più o meno al punto di prima. Ok. Ok. È morto? Ti prego, dimmi di sì, raga. Forse sì. Ok, so cosa devo sparare. Ma è impossibile. Allora,
Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta! Oddio! No, vabbè. Non ci credo, raga, ho ucciso l'unica mente. Tutto questo per delle munizioni di merda. Apri! Andiamocene da qui, porca puttana. Dai, 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 dai. No, non ci credo. Cazzo è successo? Un'esplosione incredibile. Capitolo 12, Apocalisse completato. Ok, siamo nello spazio. Ce l'abbiamo fatta? Mamma mia, che grafica, raga. No, non ti levare il casco che fai schifo in faccia. Isaac, sono io. Vorrei parlare con te. Mi dispiace. Ma porca puttana. Cioè, raga, il jumpscare finale così, no. Tensione, raga. Però ce l'abbiamo fatta, ce ne siamo andati. Mamma mia, raga. Il panico. Abbiamo affrontato mille miliardi di cose. Però è finito, diciamo, bene. Abbiamo lasciato il marchio nel pianeta. Abbiamo evitato che questo marchio venisse portato sulla Terra. E alla fine ce ne siamo andati, purtroppo, senza Nicole. Nicole era già morta, ma già da tempo, prima forse anche che noi arrivassimo sulla Ishimura. Mamma mia, ragazzuoli, che dire? Io vi mando un salutone, 50.000 crediti ottenuti, 10 nodi, textlog, attenzione, i tuoi progressi di nuova partita plus. Ah, abbiamo sbloccato tipo una partita aggiuntiva. Signori, belle mie, io vi saluto e noi ci vediamo nei prossimi video dove continueremo Atomic Earth, dobbiamo continuare anche Borderlands, insomma, però Dead Space l'abbiamo terminato qui. Signori, ci vediamo ai prossimi video. Ciao, belle mie.